Buonasera, benvenuti e benvenute alla seconda edizione del TG6. In apertura alla pagina dedicata al Covid, da domani entrerà in vigore l'obbligatorietà per quanto concerne il Green Pass a scuola. Noi siamo andati ad ascoltare a tal proposito il dirigente scolastico del liceo classico D'Annunzio di Pescara. Il servizio è di Paolo Renzetti. Da domani sarà obbligatorio per il personale docente e non docente di tutte le scuole italiane il Green Pass per accedere negli istituti scolastici, è così? Assolutamente sì, la legge è in vigore, abbiamo l'obbligo di controllo giornaliero del Green Pass, per cui da domani mattina chi non ha un Green Pass valido è rilevato, chiaramente noi abbiamo predisposto nell'atrio, ma ogni scuola predispone il punto più comodo di ingresso, dobbiamo rilevare la validità del Green Pass per l'accesso a scuola. Riguarda tutto il personale ATA, cioè i collaboratori, diciamo i bidelli come li chiamiamo, il personale di segreteria e tutti i docenti. Qui c'è l'obbligo e noi come dirigenti scolastici purtroppo abbiamo anche questa incombenza di rilevare giornalmente fino al 31 dicembre allo stato attuale, alla normativa attuale, la validità di un Green Pass per l'accesso a scuola. Se così non fosse, se il dirigente o il suo delegato, che chiaramente delegheremo con apposito atto formale, il dirigente il suo delegato controlla, nel caso in cui il personale scolastico non abbia un Green Pass valido, per 5 giorni sarà rimandato a casa e a cui noi gli dobbiamo intimare di adempiere secondo quanto prescritto dalla norma. Se nei 5 giorni di assenza ingiustificata lui non adempie, sarà a partire dal 5° giorno sarà sospeso dal servizio senza retribuzione. Questo ce lo impone la normativa vigente. Professoressa, ricordiamo invece che per gli studenti non c'è l'obbligo del Green Pass. Non è sancito l'obbligo, abbiamo detto solo per il personale scolastico come l'ho indicato prima. Il 13 settembre riapriranno le scuole, siete pronti? È una bella domanda. Il 13, guardi, la scuola è pronta perché è prontissima, il problema non so se sono così pronti i trasporti e le indicazioni su eventuali slittamenti di orario che ci dovessero venire imposti per evitare gli assembramenti fuori, all'esterno della scuola, questo non ne abbiamo ancora contezza oggi. Per cui siamo un po' in affanno, molto in affanno direi. A Teramo i sindacati stanno tenendo delle riunioni propedeutiche alla riapertura delle scuole in ragione del fatto che a causa della pandemia l'organizzazione del lavoro è sicuramente cambiata anche in maniera sostanziale e tra i sindacati c'è anche chi si dice favorevole a rendere obbligatori i vaccini, vediamo. Noi oggi riuniamo i nostri delegati, le nostre RSU per ragionare con loro sulla ripartenza e quindi cosa la RSU deve fare all'interno della singola istituzione scolastica, perché non ci dimentichiamo che le regole che ci sono nella pubblica amministrazione, nel pubblico impiego e quindi anche nella scuola sono regole che dicono che si contratta all'interno di ogni singolo posto di lavoro e quindi anche nelle istituzioni scolastiche sia l'organizzazione del lavoro sia la distribuzione delle risorse. E siccome l'organizzazione del lavoro è cambiato tantissimo adesso in ragione della emergenza pandemica, è bene che la RSU abbia consapevolezza del proprio ruolo, come deve avere consapevolezza il proprio ruolo la RLS, che è rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, perché in questa situazione occorre che ciascuno faccia la sua parte. Noi abbiamo visto che ci sono piani per la sicurezza predisposti, ci sono risorse predisposte, però occorre che ci siano operazioni condivise in modo tale che si affrontino le questioni che consentono alla scuola di fare un passo avanti e non invece trovarsi di fronte a dei rischi di chiusura ulteriore. Siamo per l'obbligo vaccinale, insistiamo su questo versante, dobbiamo prendere atto che di fatto il personale scolastico è nella stragrande maggioranza dei casi vaccinati e questo ci fa piacere. Dobbiamo fare in modo che chi è fragile possa comunque svolgere la propria attività.
devono esserci delle risorse perché si possa consentire alle scuole di magari sdoppiare le classi numerose, perché ne abbiamo qui in provincia tantissime classi numerose, però non è stato fatto niente su questo versante, come non è stato fatto niente sul versante dei trasporti e del tempo scuola da dare ai ragazzi. Bisogna aumentare il tempo scuola per i ragazzi, perché in una situazione di pandemia necessariamente c'è bisogno di tempi più distesi. Vediamo ora i contagi di quest'oggi. Nelle ultime ore in Abruzzo sono 57 i nuovi casi di positività al Covid. Sono emersi dall'analisi di 2515 tamponi molecolari. È risultato positivo il 2,27% dei campioni analizzati. I ricoveri salgono a quota 95. Le ospedalizzazioni nel giro delle ultime due settimane sono aumentate del 43%. Non si registrano decessi recenti. Il bilancio delle vittime rimane quindi fermo a 2529. Tanti guariti delle ultime ore sono 143. I nuovi positivi hanno età compresa tra i 2 e i 94 anni. Gli attualmente positivi nella nostra regione sono 2201, 86 in meno rispetto a ieri. Di questi 89 pazienti, uno in più rispetto a ieri, sono ricoverati in ospedale in area medica e 7, un numero questo invariato rispetto a ieri, seppur con un nuovo ingresso, sono in terapia intensiva. Gli altri 2105 positivi accertati, 87 in meno rispetto a ieri, sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL. Dei casi di positività riscontrati oggi, 36 fanno riferimento alla provincia dell'Aquila, 13 a quella di Chieti, 3 al Pescarese, altrettanti al Teramano, mentre per due persone provengono da fuori regione. E intanto proseguono al Lab di Pescara le vaccinazioni. A settembre è prevista anche la riapertura pomeridiana. Vediamo. Da domani, dopo il rallentamento fisiologico di agosto, riprenderanno a pieno ritmo le vaccinazioni nel Lab di Via Tirino a Pescara. In questi giorni si registra, in coincidenza con l'avvio del nuovo anno scolastico, un aumento di inoculazioni per personale docente e non docente, oltre che per gli studenti. Per i prossimi 30 giorni si continuerà a vaccinare al Palafiere, mentre ad ottobre potrebbe esserci un trasferimento in altra sede. Ai nostri microfoni il dottor Giuseppe Di Bartolomeo, responsabile del Lab vaccinale di Pescara. Al Lab di Via Tirino, quindi al Palafiere, vaccineremo tutti i giorni feriali dal lunedì al venerdì solo al mattino per tutto il mese di settembre. La certezza ci è stata data proprio questa mattina che fino al 30 settembre abbiamo la disponibilità del Palatirino. A ottobre non sapremo poi quale sarà la sede vaccinale di Pescara. Ci sono ancora delle trattative in corso tra il Comune e altre strutture. Stanno arrivando circa 100 persone non prenotate ogni giorno, questa è la media degli ultimi giorni. Speriamo che nei prossimi giorni e nelle prossime settimane l'afflusso sia ancora maggiore. Non abbiamo assolutamente più problemi di rifornimento di vaccini né di personale, quindi adesso sta tutto nella popolazione che non si è ancora vaccinata venire e fare questo dovere civico per se stessi e per gli altri. E infatti in questi ultimi giorni stiamo vedendo appunto anche del personale scolastico, insegnanti, ma anche gli stessi studenti che stanno venendo un po' di più rispetto al passato, appunto per il Green Pass. Però il Green Pass deve essere un incentivo a vaccinarsi, è un problema, il Green Pass è solo un problema burocratico, ma l'importante è vaccinarsi. Lab di Pescara, dottor Di Bartolomeo, rappresenta un'eccellenza non solo in Abruzzo. Un mese fa è venuto a Pescara il Presidente del Senato, sì, elogiando proprio l'organizzazione e il lavoro di Via Tirino. Sì, infatti ne siamo veramente orgogliosi, noi ce l'abbiamo messa sempre tutto il personale, dal personale medico, infermieristico, sanità, la protezione civile, vigili urbani, quindi sono stati veramente tutti, siamo stati, ci metto anch'io, orgogliosi di questo elogio fatto dal Presidente del Senato. Abbiamo una scorta sufficiente per tutto il mese di settembre, se l'andamento delle vaccinazioni giornaliere rimane questa, poi se dovesse esserci, come speriamo, un notevole incremento, allora dobbiamo rivedere le cose, ma al momento non c'è nessun problema.
E ora la politica, si avvicinano le elezioni amministrative, tra i comuni che andranno a voto c'è anche Penne e il prossimo 3-4 ottobre saranno tre i candidati qui a darsi battaglia alle urne. Per il centrosinistra il candidato sindaco sarà Angela Pizzi, per il centrodestra spazio a Gilberto Petrucci, mentre Gabriele Frisa sarà il rappresentante della sinistra progressista. Ci dice tutto Stefano Recanati. Ospedale, Brioni, scuole e spopolamento sono questi i temi principali su cui si sfideranno i candidati a sindaco alle prossime elezioni amministrative nel comune di Penne. Per la presentazione delle liste si avrà di tempo fino a sabato 4 settembre, ma nel centro vestino i giochi sembrano ormai fatti. Il primo ad ufficializzare la candidatura è stato Gabriele Frisa, rappresentante locale di Rifondazione Comunista, il quale sarà capo di una coalizione civica denominata Penne Ribelle. A sostegno di Frisa ci sarà sicuramente il gruppo civico Penne Sì, di cui fanno parte nomi noti della politica pennese come Guglielmo Di Paolo e Matteo Tresca, che nella tornata 2016 aveva appoggiato la candidatura di Ennio Napoletano, oltre ad Articolo 1, gruppo politico guidato da Luca Rossi e Daniele Petacchini. Sempre a sostegno di Gabriele Frisa sono scesi in campo anche i Verdi, che vede in questa la possibilità di trasformare Penne in una città sostenibile. Non sarà della partita, almeno come candidato allo scranno più alto di Palazzo di Città, il sindaco uscente Mario Semproni, che ha deciso dopo un solo mandato di non proseguire la sua esperienza a sindaco della città. Per Semproni sicuramente la decisione non è stata semplice da prendere, ma questi 5 anni per lui e la sua Penne non sono stati semplici. Basti pensare alla complessa gestione della vicenda Rigopiano, ai terremoti e conseguenti danni alle scuole, per finire con la pandemia che ha costretto l'ospedale San Massimo alla trasformazione in Covid Hospital. A raccoglierne l'eredità e rappresentare la continuità amministrativa è Gilberto Petrucci, attuale assessore al bilancio e al patrimonio, appoggiato da gran parte della giunta uscente. Giochi fatti anche nel centro-sinistra, che è avvirato verso una figura femminile come candidato sindaco. Si tratta di Angela Pizzi, attuale dirigente scolastico dell'Istituto Tecnico Marconi, proprio di Penne, che ha accettato di candidarsi dopo un lungo corteggiamento politico da parte del senatore Luciano D'Alfonso. Ad appoggiare la lista civica anche il gruppo di Italia Viva, uscito allo scoperto nei giorni scorsi per voce del suo referente ed ex segretario proprio del PD Giancarlo Malacchi. Il senatore Luciano D'Alfonso vorrebbe l'ingresso nella coalizione anche dell'attuale vice sindaco Vincenzo Ferrante, ma questa volontà ha generato già i primi malumori. Chi si defila e non sosterrà nessuna delle tre liste citate è il gruppo Siamo Penne, accostata più volte sia al centro-sinistra che al centro-destra. Si defilano definitivamente anche i 5 Stelle, che dopo l'exploit di 5 anni fa con Luca Falconetti non prenderanno parte alla tornata elettorale e non appoggeranno nessuna delle liste scese in campo. Dunque, pochi giorni e poi non ci si potrà più nascondere con i problemi che attanagliano da anni Penne, che saranno ancora una volta al centro della campagna elettorale. Il coordinamento tutela delle vie verdi d'Abruzzo presenta osservazioni sul nuovo piano regolatore del comune di Ortona, che prevede una coltre di nuovo cemento all'ingresso delle riserve naturali dell'Acqua Bella e anche dei ripari di Giobbe, nonché lungo la costa tra Lido Riccio e il Foro. Vediamo. De Santis, è in fase di approvazione il piano regolatore di Ortona, voi avete fatto le vostre proposte, e quali sono queste proposte, insomma quali sono le problematiche che voi ravvisate in questo momento? Il nuovo piano regolatore di Ortona, che appunto è una proposta che è addirittura purtroppo d'arrivo, purtroppo perché prevede la cementificazione di vaste aree del territorio di Ortona, che peraltro è un comune che ha già una quantità di suolo cementificato importante, oltre il 13%, con una media nazionale del 7, quindi c'è già un forte consumo di suolo e purtroppo l'amministrazione comunale vuole ampliare le aree di espansione della città, sia all'Acqua Bella, cioè proprio all'ingresso della riserva, appena fuori, però diciamo che un turista arriva e troverebbe un nuovo quartiere, e anche al ripari di Giobbe, e praticamente verrebbero sostituiti oliveti centenari per nuove abitazioni. Ora, noi riteniamo che da un lato c'è stato già troppo consumo di suolo e quindi va limitato. E inoltre questo piano viene fatto per un aumento, viene previsto un aumento della popolazione di ben un terzo, da 23.000 a 34.000 abitanti, quando invece la demografia ci dice che stiamo diminuendo di popolazione. Inoltre ci sono tantissime case sfitte nel centro storico di Ortona e va valorizzato invece il centro storico anche ai fini turistici. Poi vogliono fare nuove attività fisse, quindi con cemento,
lungo la zona del foro, e anche lì noi diciamo che con i cambiamenti climatici c'è l'innalzamento del livello medio marino con l'erosione, e quindi è folle infrastrutturare un territorio che già oggi ha gravi problemi appunto di erosione. La costa libera va lasciata libera, abbiamo già cementificato gran parte della costa abruzzese e lì è uno dei posti ancora, non dico vergini, ma ancora con caratteri di naturalità che vanno preservati. Noi abbiamo presentato osservazioni alla valutazione ambientale strategica, un documento a nostro avviso molto carente perché mancano proprio di questi dati che ho ricordato, sono dati incontrovertibili, non sono dati nostri ma sono dell'ISPRA, quindi noi invitiamo l'amministrazione comunale a sposare l'idea di consumo di suolo zero e di rivalutazione del centro storico di Ortona, che è bellissimo. Venerdì 6 settembre ripartirà l'attività sportiva all'interno del centro sportivo Universo di Silvi, che era rimasta bloccata dal 2019 a causa di un contenzioso tra la precedente gestione e la proprietà prima, e poi ovviamente ci si è messo anche lo stop dovuto al Covid. Vediamo il servizio. Riaprirà i battenti a Silvi dopo 2 anni di chiusura il centro sportivo Universo. Il 6 settembre ci sarà una festa inaugurale che vedrà coinvolti gli oltre 40 dipendenti che dal gennaio 2019 sono fermi a causa del contenzioso sollevato dal precedente gestore, la società Universo Sport e Wellness di Roma e la ditta di Eugenio SRL, proprietà del centro. In un primo momento riapriranno la piscina e la palestra, presumibilmente dal mese di ottobre, tutti quei servizi legati alla cura della persona come centro benessere e saune. Insomma, lavoratori di questo settore che hanno sofferto molto la chiusura, ritornano finalmente a riprendere le proprie attività, il proprio ritmo nell'ambito di quelle che sono le attività di palestra e piscina, però è anche importante per questa area, per questo tipo di attività, che finalmente potrà intercettare di nuovo un'utenza che va dalla disabilità fino ai bambini, fino a chi ha bisogno di attività specifiche per svolgere così di nuovo serenamente un'attività sportiva, che in un posto come questo, come potete vedere, non può che essere promossa e diventa un fattore veramente importante. Quanto è stato difficile superare questi anni di pandemia e di chiusura? Guardi, la cosa più difficile è stata adeguarsi ad un tipo di mentalità che è un po' diversa da quella che di solito porta l'utenza dentro un impianto come questo, cioè un'utenza che prima veniva qui in modo disteso, gaio, allegro, oggi invece deve assolutamente attenersi a delle regole che le disposizioni governative in materia di anticontagio. La speranza è che sia la definitiva ripartenza. Ah, guardi, noi siamo convinti di questo, anche perché nella più completa trasparenza quello che noi vogliamo dare è un servizio e un'offerta che sia di qualità, che effettivamente supporti anche un tipo di vita, di relazione, quindi di rapporti di questo comprensorio, di questa area che è importante, che voglia far diventare questo posto di destinazione un punto di riferimento riconoscibile proprio per queste caratteristiche, cioè la qualità, il servizio e la professionalità che riesce ad offrire. E ora la pagina dedicata agli eventi: si è svolta a Nereto presso il teatro all'aperto Brecht la finale regionale per l'Abruzzo. Per quanto riguarda Miss Italia 24, le ragazze in gara che si sono date battaglia a colpi di bellezza con sfilate in abito elegante, in costume tradizionale del concorso di Patrizia Marignani. A vincere è stata Francesca Casmiri, 23 anni, da Pescara, studentessa indossatrice che nella vita vuole cimentarsi anche nella recitazione. La giuria è stata presieduta dall'assessore del comune di Nereto, Fiorella Iachini. Miss Abruzzo 2021 è la concorrente numero 17, Francesca Casmiri! Francesca
Casmiri raggiunge il sogno e diventa la Miss Abruzzo 2021. Una avventura che si chiude e un'avventura che inizia. Si apre, sì. Sono felicissima, anche dispiaciuta perché è finita una parte del mio percorso, però non vedo l'ora di vedere cosa mi aspetta, insomma. Portavi il numero 17, hai sfidato la sorte e soprattutto il luogo comune, la cabala. Infatti non me l'aspettavo, dato il numero 17, abbiamo sfatato un mito, insomma. Senti, domani che giorno sarà? Un giorno spero nuovo, che cambi qualcosa, magari arriva qualcosa di più bello, insomma. Speriamo si apra qualche porta. A chi dedichiamo questa vittoria? A mia famiglia, assolutamente. E nei sogni del cassetto Miss Italia c'era o da questa sera hai trovato un angoletto del tuo cassetto appunto dei sogni per poter scrivere magari una pagina nuova della tua vita? Non avevo mai pensato di poterci arrivare, però adesso gli facciamo un posto anche a questo, una parte a tutto io, diciamo. Hai costruito un bel rapporto con le amiche, oramai con loro hai condiviso un'intera stagione, un'intera estate. Che cosa ti senti di dire a tutte le altre colleghe concorrenti? Allora, io una cosa che volevo dire è che quello che mi ha stupito di più dietro le quinte è stato che non c'era... Non ho visto competizione, non ho visto sguardi brutti, quindi è stato bellissimo e voglio ringraziarle tutte per avermi fatto sentire anche a mio agio. Presentato a Pescara il primo Festival delle Culture Urbane, si svolgerà dal 3 al 5 di settembre all'interno dello skate park del Porto Turistico e anche in via Caboto. Sarà anche l'occasione per la 17ª edizione dell'Indie Rocket Festival. Cosa vedremo nel corso di questa manifestazione a Pescara? Allora, saranno 3 giorni di creatività. Ospiteremo degli appuntamenti di freestyle, hip hop, graffiti, musica, tutto a 360 gradi tra il porto turistico di Pescara, l'area dello skate park e via Caboto. Per assistere ai vari eventi sarà obbligatorio il Green Pass? Assolutamente sì, sia per accedere nelle aree dello skate park che in via Caboto e per accedere poi all'auditorium del porto turistico sarà necessario il Green Pass. E per quanto riguarda il contest di freestyle e i concerti associati all'Indie Rocket, anche la prenotazione. Sarà possibile prenotare i biglietti gratuiti sul nostro sito www.movimentazioni.org/cufestival e troverete tutte le informazioni sui nostri siti social, quindi su Facebook, su Instagram e sulla nostra pagina web. Assessore, è importante questa manifestazione, si parla di periferie e di riqualificazione a cui l'amministrazione comunale di Pescara tiene in maniera particolare con il suo assessorato ovviamente. Sì, ecco, questo con il bando delle periferie, con queste manifestazioni riprende vita perché sono state causa Covid interrotte quelle che erano le iniziative e tutto quello che era stato programmato in seguito ai fondi che ci sono arrivati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Siamo andati anche a Roma, anch'io sono andata a Roma per cercare di verificare la fattibilità di questi eventi e abbiamo avuto un riscontro positivo per cui abbiamo proseguito e siamo andati avanti. È importante coinvolgere le periferie a livello culturale perché purtroppo le periferie spesso e volentieri vengono lasciate un pochettino da parte, invece no, è importante coinvolgerle sempre. Quando il mondo delle periferie incontra l'arte, la creatività, la bellezza e la cultura, sicuramente parliamo di eccellenza. Penso che questo mio pensiero racchiude al meglio ciò che descrive l'iniziativa del Festival delle Culture Urbane, che si svolgerà dal 3 al 5 settembre nella città di Pescara. È importantissimo dire che protagonisti saranno i giovani della città di Pescara, dei giovani nati a Pescara ma maturati e andati all'estero, che ad oggi porteranno qui le loro esperienze da dare ai nostri giovani. Io come assessore allo sport e come assessore alle politiche giovanili ho messo a disposizione lo skate park per dare la possibilità di fare competizioni ma soprattutto delle migliorie. Infatti avremo dello street art, quindi naturalmente dei dipinti sia sul suolo che sia sui muri dello skate park del porto turistico.
E ora un concerto di musica in omaggio a Liliana e Marco Pannella. Lo ha tenuto l'Alexian Group nel chiostro del Santuario della Madonna delle Grazie a Teramo, come anteprima della ventisesima edizione del Premio di Venanzo. Ascoltiamo allora il leader del gruppo, musicista e compositore, Santino Spinelli. Proponiamo un viaggio nell'arte e nella cultura dei Rom, e con brani originali di mie composizioni su diversi stili della tradizione musicale romani. Un viaggio che inizieremo dall'India, anche con le parole, perché non è solo musica, anche parole e soprattutto emozioni. E quindi il viaggio storico dei Rom dall'India del Nord, la terra d'origine, attraverso la Persia, l'Armenia, l'impero bizantino, si arriva in Europa. Quindi diversi stili musicali che si sono sviluppati durante questo viaggio, la tradizione balcanica in maniera particolare, quella dell'est Europa, il jazz manouche in Francia e nel nord Europa, il flamenco in Spagna. Quindi rivisiteremo questi stili musicali cercando di scoprire qualcosa in più sul mondo Rom, che non è fatto soltanto di emarginazione, fortunatamente, o di cose negative, ma ci sono tante cose positive, dalla letteratura alla gastronomia, all'arte appunto nelle sue diverse manifestazioni, e poi la musica che ha sempre affascinato i grandi compositori europei, soprattutto nel periodo romantico, quando si affermano i concetti di nazione, folklore locale, radici culturali, il concetto di libertà. I grandi compositori si sono rivolti proprio a questa musica: Liszt, Brahms, Schubert, più tardi Ravel, Debussy, Mussorgsky, Tchaikovsky, Dvorak, Béla Bartók, Stravinsky, insomma una lista infinita di musicisti cosiddetti colti, e grande valorizzazione ma non riconoscimento ai Rom di questo immenso apporto all'arte e alla cultura europea. Quindi oggi faremo appunto questo viaggio dedicandolo a un personaggio importante qui a Teramo, o meglio due personaggi importanti, Liliana e Marco Pannella, che sono il patrimonio del nostro Abruzzo e della città di Teramo in maniera particolare. E ora lo sport con il calcio. Manca poco più di mezz'ora la chiusura del calciomercato, prevista alle ore 20. Allora vediamo gli ultimi colpi in entrata e in uscita nel servizio di Andrea Costantini. Grande fermento per le ultime ore di calciomercato. A poco dal gong, questa è la situazione in attesa di tutte le ufficialità. Si chiude quella che stava diventando una telenovela e c'è il lieto fine. Giuseppe Rizzo è un nuovo centrocampista del Pescara. Il ritorno del mediano messinese sembrava fatto dopo che la Triestina aveva firmato Angiulli la scorsa settimana. L'infortunio di Calvano nella prima di campionato lo ha rimesso in discussione, e lo è stato fino a poche ore fa, quando i dirigenti del club alabardato hanno dovuto procedere ad un'altra acquisizione immediata, giorno dall'Alessandria, e a quel punto hanno dato il placet definitivo al trasferimento di Rizzo al Pescara. La firma sul contratto biennale è arrivata dopo metà pomeriggio e il centrocampista torna a Pescara a distanza di 7 anni. Si chiude un'altra telenovela, quella legata a Massimiliano Busellato, che dopo la rottura definitiva col tecnico Auteri e con la società, e dopo aver rinunciato al trasferimento al Cosenza, ha trovato l'intesa col Padova. Niente B dunque per Busellato, che però dopo anni torna a giocare praticamente in casa e in una società candidata alla promozione in cadetteria. Per l'attacco, mentre il Pescara perfezionava la cessione in prestito dell'argentino Nicolas Belloni a Limolese, il club ha affondato per un altro ritorno, quello di Luca Clemenza, che arriva dalla Juventus Under 23 con la firma di un biennale. Clemenza, che era stato biancazzurro da fine gennaio ad agosto 2020, 15 presenze e un gol nelle gestioni tecniche di Legrottaglie e Sottil. Per il ruolo di centravanti, dopo i tanti nomi circolati e accostati senza risultati, il Delfino sembrava aver chiuso per Nicola Rauti, attaccante classe 2000, già nei radar biancazzurri 2 estati fa e reduce dal prestito in Serie C al Palermo. Ma il giocatore di proprietà del Torino pare abbia rifiutato in extremis il trasferimento, come comunicato dal DS di Granata Vagnati al presidente Sebastiani e al direttore Matteassi. Tuttavia si lavora in questi ultimi minuti per cercare di ricucire. Sul fronte Teramo, due le operazioni portate a termine: gli innesti di Flavio Di Dio e Matteo Rossetti. Di Dio è un esterno d'attacco,
classe 2002, catanese e passato per il settore giovanile del Palermo, arriva in prestito dal Bologna, con la cui primavera ha collezionato 28 presenze nelle ultime due stagioni. Matteo Rossetti è un 24enne centrocampista e arriva in prestito dal Bari. Rossetti poche ore fa è stato interessato da un'operazione a titolo definitivo che lo ha portato dal Pordenone al Bari, con percorso inverso fatto dal difensore Alessio Sabbione. Dopo la firma per il Bari, subito il trasferimento temporaneo al Teramo. Il DS Carlo Musa nel frattempo ha continuato a lavorare su altri fronti, saltata la trattativa per il terzino sinistro croato, classe 2000, Emanuele Dubac dalla Triestina. Si cerca ancora la quadra con la Lazio per un terzino sinistro tra Luca Falbo, classe 2000, e Angelo Ndrečka, albanese, classe 2001. Una delle note più liete della prima uscita in campionato del Teramo è certamente il laterale Cristian Aziosmanovic. Per l'esterno difensivo, ottima partita a Chiavari, così come del resto tutta la squadra, per almeno un'ora di gioco prima delle due marcature liguri. Anche l'ex Vispesaro si dice deluso dall'esito dell'incontro contro l'Entella. Sì, ma comunque con la partita che abbiamo fatto sabato, comunque meritavamo molto di più rispetto al risultato che abbiamo fatto. Sì, comunque mi sto trovando bene, comunque conoscendo pure il mister l'anno scorso col calcio che facevamo, pure quest'anno, quindi ho accettato subito, quindi sono contento, speriamo di continuare così e di fare bene. È una squadra, comunque sono giocatori importanti come Mungo, come Rigoni, comunque giocatori di una categoria superiore secondo me, ma siamo comunque per una squadra giovane, comunque cercheremo di arrivare il più in alto possibile. Cercheremo pure di arrivare fare i play-off nel miglior modo possibile e comunque arrivare sempre più in alto possibile. In campo diamo sempre tutti noi stessi, comunque diamo sempre il massimo per portare sempre a casa la vittoria comunque. Penso che nessuno non dà se stesso comunque in campo, no? E speriamo comunque che domenica arriva la prima vittoria, comunque ce la metteremo tutta perché comunque, come dice lei, il primo tempo di Entella comunque è stato un primo tempo secondo me molto positivo, ci mancava solo il gol, poi il secondo tempo siamo calati un po', però comunque ci sta, dai, cercheremo di portare a casa la vittoria domenica. No, ma comunque il mister, cioè, comunque come quello che chiedeva pure l'anno scorso, sempre un calcio propositivo che vuole giocare palla a terra, comunque conoscendo il mister è un ottimo allenatore. È un'ottima persona, comunque cerchiamo di farlo pure quest'anno col calcio che in qualche modo positivo comunque. No, comunque no, non ho nessun rimpianto, comunque sono contento della mia carriera che ho fatto fino adesso, cercherò sempre di dare me stesso, sempre dare sempre il massimo e arrivare sempre più in alto possibile. Insomma, abbiamo preso qua alla fine, se vedete, abbiamo preso due gol, un gol su un calcio piazzato, su un calcio d'angolo, un altro su un fallo che non c'era proprio, poi comunque c'era pure un rigore esistente per noi nel primo tempo, però comunque cercheremo di migliorare, vedremo, analizzeremo di sicuro la partita adesso, prima di iniziare l'allenamento, e cercheremo di migliorare sempre là dove abbiamo sbagliato, di migliorare. E questa era la nostra ultima notizia. Prima di salutarvi vi ricordo l'appuntamento di questa sera alle ore 21, perché con il campionato di Serie C torna anche Pro Teramo di Jacopo Forcella. L'informazione invece tornerà come sempre alle 23 con l'edizione della notte. Grazie e buona serata.